Tutti! Posizione! Vaga! Sulla scia del successo degli anni scorsi, l'associazione Mari Dentro, con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale dell'ente carnevalesca, ha portato in mare anche quest'anno la quarta edizione del Carnevale in Sup, che ha creato una suggestiva atmosfera per la seconda domenica dell'evento. Una carovana di atleti, rigorosamente per questa edizione tutti vestiti. Sì, come tutti gli anni, come tutti i carnevali in Sup, ci siamo travestiti, io non ancora, ma adesso mi cambio, e ci travestiamo, usciamo con le tavole, poi ci sono gli amici della Marina Jet Riders di Rimini con le moto d'acqua, la Fondazione Ospedali Uniti di Ancona con il Dragon Boat con 15 donne a bordo e lo Slackline Marche che ci aspetta lì, tutti comunque rigorosamente in spirito carnevalesco. Il ritrovo per tutti gli amanti di questa disciplina è stato il porto, dal quale è partita una traversata in mare del tutto insolita, con il lancio di caramelle e dolciumi a tutti i presenti che hanno assistito alla simpatica e divertente sfilata marina. La carovana di sportivi giunta alla Darsena Borghese ha lasciato spazio poi agli equilibristi funamboli del gruppo Slackline Marche, che hanno dato vita alla seconda parte della mattinata con una esibizione sulla fune in maschera. Seconda edizione di quest'anno invece è stata l'iniziativa del Carnevale in Aquabike in collaborazione con la Marina di Rimini Jet Riders, che ha sfilato sulle moto d'acqua con la partecipazione del Dragon Boat, equipaggio formato da circa 15 donne operate di tumore al seno. Viene diffusa dagli anni 70 in tutto il mondo come barca, diciamo, di sport, di promozione sociale. Noi l'abbiamo portata con le Dragonesse. Le Dragonesse sono un gruppo di donne operate al seno che, secondo le iniziative di un medico canadese, McKenzie, dal 96 come sono state un esperimento per dimostrare che l'attività fatta col Dragon Boat era abbastanza dolce da poter essere effettuata appunto da queste persone e oltretutto dava una consistente vantaggio per quanto riguarda la formazione dell'infedema, cioè evitava la causa, insomma, che è più frequente quando vengono asportate le ghiandole in seguito all'operazione dell'asportazione della mammella o di parte. Altra imperdibile iniziativa è stata dedicata invece ai cani, che insieme ai propri padroni hanno sfilato per le vie del centro storico di Fano. Allora, abbiamo un cane in perfetto look dalmata, ma in realtà è un chihuahua. È un chihuahua con tanto di occhiali da sole. Sì, fantastico. Abbiamo il cane spazzacamino, cioè fantastico. Beh, lui sarebbe lo scovolino, lo scovolino. Precisione. Complimenti per l'idea, lei c'è, Mary Poppins, brava. C'è mai Mary Poppins. Fantastico, benissimo. E poi a lui gli è toccato il camino. Mi è toccato il camino. C'era quello. La costringono a questa cosa ignobile. Tiene caldo il cappello. Tiene caldo. Complimenti per l'idea. Grazie mille. Un cane direttamente da Guerre Stellari. Esattamente. Cane d'Art. Giuditta, sei contento di essere qui? Che cosa ti fanno fare? Il cattivo? Ma te non sei cattivo, sei buonissimo. È buono, vero? Ciubeca, come dice? Molto buono, anche il gatto. Direttamente da Striscia la Notizia, Petix. Tania Petix. Con due bassotti. Con due bassotti. Stamattina sono venuta a Fano perché volevo capire un attimo qui adesso se c'è qualcosa di buono da fare. Probabilmente sì, vero? Me lo sa dire anche lei? Sicuramente, c'è qualcosa da fare. C'è qualcosa da fare, benissimo. Working on out, you know you're twisting little girl, twisting little girl.